si sono mossi da oltre 47 paesi del mondo per venire a incontrare il Papa. 80.000 uomini e donne appartenenti a Comunione e Liberazione questa mattina in Piazza San Pietro hanno partecipato all'udienza con Francesco. Un appuntamento atteso e in un certo senso storico. Quello di oggi è infatti il primo incontro pubblico di Bergoglio con il movimento iniziato 60 anni fa da Don Luigi Giussani. Oggi in piazza è stata ricordata la grandezza del sacerdote scomparso nel 2005 attraverso testimonianze e letture tratte dai suoi scritti. Siamo venuti come mendicanti, col desiderio di imparare. Abbiamo bisogno che la grazia ricevuta rifiorisca sempre nelle nostre vite, ha detto la guida di CL Don Julian Carrón. Sorprende che tra le file di quanti sono presenti oggi ci siano non solo cattolici, ma anche ortodossi, musulmani, buddisti e anglicani, come l'ex arcivescovo di Canterbury Rowan Williams. Docenti religiosi, scienziati, imprenditori, perfino carcerati, che ora descrivono l'incontro con il movimento come un'amicizia essenziale per la vita. A tutti loro il Papa si è rivolto così. Sono riconoscente a Don Giussani per varie ragioni. La prima è il bene che quest'uomo ha fatto a me e alla mia vita sacerdotale attraverso la lettura dei suoi libri e dei suoi articoli. Dopo 60 anni, il carisma originario non ha perso la sua freschezza e vitalità. Centrati in Cristo e nel Vangelo, voi potete essere braccia, mani, piedi, mente e cuore di una Chiesa in uscita. Tenete vivo il fuoco della memoria di quel primo incontro. E siate liberi.